Coach Parente, quarta vittoria consecutiva dei Granata che consolidano il primato in questo girone azzurro, una partita molto combattuta in cui Trapani ha dovuto fare a meno, oltre che di Nwosu e Tartamella assenti già alla vigilia, anche di Erkmaa e Mollura prima dell'inizio del match. Che partita è stata da parte tua? Ci eravamo detti che per l'ennesima volta saremmo stati in difficoltà, ma che se dovevamo riposarci lo dovevamo fare in maniera intelligente in attacco, ma mai in difesa. Credo che a parte 2-3 minuti tra primo e secondo quarto e quarto quarto, credo che i ragazzi ci abbiano risposto presente. Perché oltre agli assenti che tu hai elencato, Milan non si è mai allenato e ha spinto solo gli ultimi 3-4 minuti. Però devo dire che avevo chiesto una partita di mentalità, al di là del risultato, per prepararci a giocare nelle condizioni in cui dovremmo giocare nei playoff, cioè 4 volte in una settimana, 3 volte ravvicinate, e sicuramente contro squadre che costruite per vincere il campionato. Però ho avuto un'ottima risposta, quindi nulla da dire, sono contento. Mercoledì si torna in campo e dobbiamo allenare la nostra mentalità. Partita mostre per Corbett, che soprattutto nella prima metà di gara ha trascinato l'attacco Granata, 32 punti per lui, ma anche pregevole prova offensiva di Renzi, su cui Trapani si è affidata nel finale. Sì, è ovvio che per qualità nelle mani offensive siano i due punti di riferimento, ma mi è piaciuto anche come hanno giocato tutti gli altri. Abbiamo mosso bene la palla, possiamo fare meglio. Tutte le volte che abbiamo mosso la palla abbiamo trovato tiri, tutte le volte che la fermiamo andiamo un po' in difficoltà. Ma ripeto, era importante lo spirito di sacrificio, la mentalità per prepararsi poi a quello che troveremo tra 20 giorni. Coach, una domanda. Su quei minuti in cui avete perso un po' tra virgolette la Trebisonda, e sono quei particolari che bisogna lavorarci per essere pronti per il playoff, no? Certo, l'ho accennato prima, poi abbiamo la fantastica capacità che quando spegne la luce uno la spengono in 5 contemporaneamente e quindi prendiamo parziali 6-8-0 in 30 secondi, perché dobbiamo migliorare, come hai detto te, ai playoff magari queste le paghi a caro prezzo, però. Ripeto, è una situazione un po' particolare, sono contento della risposta di tutti. Un'ultima domanda, senza fare grandi cose, però Miller a rimbalzo ha dominato, perché alla fine ha stoccato i tiri, è andato anche a rimbalzo offensivo, è stata una presenza. Sì, era in dubbio se doveva giocare, non si è mai allenato, ha preso una botta a fastidio, infatti diciamo che l'atletismo vero l'ha tirato fuori gli ultimi 4 minuti. Non ha mai attaccato il ferro, non gli abbiamo mai alzato un pallone, è proprio sofferente, quindi è un altro che devo ringraziare. Però anche lui è la prima esperienza e deve imparare che tra 20 giorni giocherà molto probabilmente nelle stesse condizioni. Se una squadra vuole avere mentalità, non è che ai playoff arrivano tutti al 100%, quindi sono contento che è riuscito a fare qualcosina non solo di fisico, ma anche usando la tecnica, che è quello che gli manca un po' nel suo bagaglio. Quindi speriamo che recuperi e il fastidio lo sparisca.